cari amici del Volto del Ring, benvenuti in questo nuovissimo video della Universe Mode su WWE 2K20. Siamo arrivati all'ultimo episodio di Raw prima della disputa di Extreme Rules, che sarà questa domenica dalle 6 del mattino su questo canale YouTube. Abbiamo davvero tanta carne al fuoco, ragazzi, per Extreme Rules, per quanto riguarda il roster di Raw, perché abbiamo il match per il titolo universale tra il campione in carica The Fiend Bray Wyatt e il campione hardcore Finn Balor. Poi avremo per il titolo degli Stati Uniti il campione in carica Matt Riddle contro lo sfidante Seth Rollins. Poi per il titolo femminile di Raw avremo Charlotte Flair che sfiderà la campionessa in carica Tessa Blanchard in una super rivincita di Super Showdown. E poi, sempre parlando di rivincita di Super Showdown, avremo un last man standing match tra Lars Sullivan e Roman Reigns. Questi sono i match per quanto riguarda il roster di Raw che sono confermati per domenica. E apriamo subito la puntata con il faccia a faccia serratissimo tra il campione degli Stati Uniti in carica Matt Riddle e il leader degli Anarchists Seth Rollins. E noi ci vediamo subito dopo per l'Open Challenge per il titolo hardcore di Finn Balor, che nonostante il match che deve disputare questa domenica dovrà comunque difendere oggi in puntata il suo titolo televisivo. But I believe this week is looking like one of those legendary episodes we'll never, ever forget. There will be moments created that will live forever in the end. Wonder what this is about. Man, it's on now. This crowd obviously wants to know what's going on. Gotta like that attitude. No lacking for confidence, that's for sure. Okay. Definitely a fan favorite. I guess ego matters in this business. Showing the proper respect. Some superstars can't help but stick their nose in it. Something told me we might hear from him. He looks very focused and ready to make a point. He's not going to keep us waiting, so let's find out. Bad blood is a boiling. That's the kind of stuff that will drive a superstar a little crazy.
That's one way to start. An angry reaction from an angry superstar. Pride comes before the fall. Better watch it. The belief is strong. Okay. Poking the bear. Mixing it up. The fans are eating it up. Gotta like that attitude. Bad doesn't even begin to describe the blood between these superstars. Coming off a little cocky right there. Could be dangerous. The belief is strong. A lot of anger behind those words, guys. Attenzione ragazzi, Matt Riddle non l'ha presa bene, riempie di botte in faccia a Seth Rollins che si rialza e parte la rissa. Matt Riddle, attenzione, esegue un Gavrench Suplex sull'architetto, l'ex architetto, il leader degli Anarchist. E poi ancora un altro Gavrench Suplex, il campione degli Stati Uniti vuole subito partire con la rissa, non vuole aspettare a domenica. Belly to belly suplex. Mamma mia ragazzi, questo è un piccolo antipasto di ciò che vedremo ad Extreme Rules. Ancora Riddle, rialza Seth, che però contrattacca, colpisce Riddle al volto, poi lo prende, lo manda all'angolo, poi lo colpisce al volto. Attenzione, lo ricolpisce al volto, ancora. E poi una serie di stomp. Mamma mia, ancora Seth. Prende le gambe di Riddle, lo solleva, boom, e lo schianta al tappeto. Poi un calcio sul petto. Attenzione, il leader degli Anarchist è pronto a continuare i suoi attacchi. Moonsault. E poi braccio teso. Mamma mia, poi arriva l'arbitro a fermare Seth. Prova a dare la risa all'arbitro. Seth si lamenta, ma l'arbitro dice di no. Matt Riddle si rialza, i due si guardano in cagnesco. Mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi, i due collideranno questa domenica per il titolo degli Stati Uniti. Ed in più vi informo che l'ex architetto, inoltre mi dimentico, Seth Rollins sarà in azione più tardi nel corso della serata contro Kurt Angle, l'eroe olimpico. The following contest is scheduled for one fall and is for the Hardcore Championship. Che sorpresa ragazzi, è Cedric Alexander ad accettare la sfida di Finn Balor. Cedric Alexander che settimana scorsa ha fallito assieme a Kurt Angle l'assalto ai titoli di coppia di Raw detenuti dagli Anarchist, però
Cedric è pronto a rifarsi subito contro un Finn Balor che, oltre ad essere campione hardcore, è anche il primo sfidante al titolo universale dell'imbattuto dei Fiend Bray Wyatt, i due collideranno questa domenica. E Finn Bray Wyatt, se vi ricordate, settimana scorsa aveva lanciato una sfida a Balor per quanto riguarda la stipulazione, aveva proposto un Extreme Rules match e oggi nel nostro main event Balor sarà presente per comunicarci se ha accettato come stipulazione quella a regole estreme. Quindi un Balor super presente, prima ora in azione e poi dopo, più tardi, sul ring. Incredible athletes to ever step foot in Monday Night Raw. Finn Balor, first ever Universal Champion. A bona fide superstar the world over, Finn Balor seems to get better, faster, stronger, and more dangerous every single week in WWE. You can just feel the widespread respect that the WWE Universe has for Finn Balor. Introducing the challenger. From Charlotte, North Carolina, weighing in at 200 pounds, Cedric Alexander! And introducing the champion, from Bray, County Wicklow, Ireland, weighing in at 190 pounds, he is the Finn Balor! E dunque ragazzi, le presentazioni sono state fatte. L'arbitro è pronto a prendere la cintura dalle mani di Finn Balor per mostrarla come da rito allo sfidante Cedric Alexander. E adesso si accingerà ad alzarla. Titolo hardcore in palio. Questo titolo ha avuto solo due campioni fino ad ora. Kurt Angle e proprio Finn Balor, che se dovesse difendere il titolo anche oggi con successo, domenica potrà provare a cercare l'impresa di diventare doppio campione, sia campione hardcore che campione universale. Potrebbe essere davvero un record assoluto. Un super Finn Balor, ragazzi, veramente molto combattivo contro un campione come The Finn Bray Wyatt, che è veramente un qualcosa di stratosferico. Al momento è imbattuto da quando è diventato campione. Chissà cosa succederà questa domenica. Se poi Balor dovesse accettare la stipulazione a regole estreme, mamma mia, davvero tanta roba ci aspetterà domenica, eh. Intanto Cedric Alexander è partito subito benissimo, vuole rifarsi dopo la sconfitta cocente di settimana scorsa nel match per i titoli di coppia di Raw. Guardatelo Cedric, mamma mia, è proprio una furia oggi, ma Balor è bravo a contrattaccare.
un doppio calcio da parte sua, prova anche lo schienamento, ma c'è il solo conto di uno perché Cedric si rialza subito. E allora Balor prova a insistere, ma Cedric lo colpisce. Mamma mia, neckbreaker incredibile da parte di Cedric, che adesso prova a storcere il collo a Balor. Mamma mia questa presa, poi lo manda al tappeto. Ancora Cedric, rialza Balor, super kick, super kick, Balor però si rialza, attenzione Sling Blade, Sling Blade, vuole già chiudere Balor forse, attenzione, si lancia, diving crossbody, schienamento, no, oh mio Dio, conto di zero ragazzi, Cedric Alexander oggi è in una giornata veramente di grazia, mamma mia. Ancora Cedric, prende per il braccio Balor, poi Russian Leg Sweep. E il campione hardcore però si rifugia fuori dal ring, fa ritorno sul quadrato. Cedric si distrae e Balor giustamente ne approfitta, ma Cedric contrattacca. Prende il campione hardcore, lo manda sulle corde, poi il drop kick. E adesso, elbow drop da parte dello sfidante, mamma mia. Ancora Cedric, rialza Balor. DDT a corto raggio e vediamo cosa vuole fare Cedric. Ancora insiste, rialza Balor, lo prende, lo manda sull'Epron Ring con Harry Sweep e colpisce poi il campione hardcore e lo butta fuori dal quadrato. Cedric adesso lo insegue, rialza Balor, forearm, mamma mia, momento di grossa difficoltà per il campione hardcore, che però forse riesce a reagire. Riporta sul ring Cedric Alexander, poi manovra in springboard di Balor e c'è un doppio calcio da parte sua, tentativo di schienamento, ma solo conto di uno. Cedric oggi veramente è in uno stato di forma veramente strepitoso. Ancora Cedric, prende Balor, lo manda all'angolo. Poi Balor contrattacca, manda Cedric all'angolo, poi lo fa cadere al tappeto, sale sulla terza corda Balor e come prima, no, elbow drop stavolta, elbow drop, e prova il pin, 1, 2, no, non basta perché Cedric si rialza. Allora Balor ha le mani in testa, Cedric si avvicina a lui, chop e contro chop, close line, Balor finisce fuori dal ring. Cedric lo insegue, fuori dal quadrato. Balor è ancora al tappeto. Cedric prova uno stomp, Balor lo evita. E lo schianta sul tavolo dei commentatori. Poi lo afferra per la testa e lo fa sbattere su di esso, mamma mia. Poi lo riporta sul quadrato. Ancora Balor. Rialza Cedric, che però contrattacca, Harry Sweep. Balor finisce sull'apron. Cedric lo raggiunge lì sull'apron. Oh mio Dio, prende Balor, attenzione, DDT sull'apron ring. DDT sull'apron ring. Mamma mia che impatto ragazzi, voleva decapitare Finn Balor. Mamma mia, ancora Cedric. Rialza Balor, prova a colpirlo, ma Balor contrattacca. Calcio nello stomaco del campione hardcore, che riporta Cedric Alexander sul ring. Reazione coraggiosissima di Balor, che adesso prende Cedric, lo manda all'angolo, poi Balor cosa vuole fare? Attenzione, prende la rincorsa, oh mio Dio, doppio calcio, Cedric sbatte sull'angolino e cade al tappeto, Balor sale sulla terza corda ed è pronto a chiudere ragazzi, e sì, è il momento del coup de grâce. E Finn Balor vince e conserva con successo il titolo hardcore. Che match ragazzi, match super frizzante. E Finn Balor mi sa che è veramente carico per il suo match contro il maligno, contro il campione universale di questa domenica di Extreme Rules. Nel main event cercheremo di capire se Balor ha deciso di accettare la stipulazione che gli ha proposto Bray Wyatt, ovvero quella di un Extreme Rules match, che sarebbe davvero fantastico. Intanto da vedere e rivedere il replay del match. Here is your winner, and still Finn Balor. Ed eccolo qua Finn Balor, l'arbitro rialza il braccio, è ancora lui il campione hardcore. E può esultare ragazzi, sì, eccolo qua,
Finn Balor, che domenica proverà a diventare doppio campione. Match grandioso secondo il gioco, 3.5 su 5. Adesso passiamo alla divisione femminile, perché avremo la super rivincita di Super Showdown questa domenica di Extreme Rules tra la campionessa in carica Tessa Blanchard e la sfidante Charlotte Flair. Quest'ultima sarà impegnata proprio adesso sul ring contro Emma. The following contest is scheduled for one fall. Making her way to the ring from Australia, Emma. This is it. This is the match we've all been waiting for. And the electricity level in the arena right now is unlike anything I've ever felt. And I'd say this match will go a very long way in determining just who is WWE's most dominant woman. It definitely will, Cole. But at the same time, whoever wins here tonight can't just rest on her laurels. There's a whole locker room full of women looking to take that top spot. Spearheaded a movement to take this women's division to a level of competition it has never seen before. About time I heard you pay the queen her proper respects, Saxton. It was Charlotte who only took a couple months after making her debut to win her first championship here in WWE, and Charlotte hasn't looked back since. E dunque tutto pronto per partire, ragazzi. Charlotte Flair contro Emma. Vi ricordo che Charlotte affronterà in una super rivincita di Super Showdown Tessa Blanchard per il titolo femminile di Raw questa domenica ad Extreme Rules. Intanto la Flair parte subito fortissimo su Emma, e poi mamma mia la schianta lì all'angolo. Che impatto, ancora Charlotte ginocchiata in rincorsa su Emma, poi prende la rincorsa, elbow drop. Mamma mia, Charlotte parte veramente subito a muso duro. Chop su Emma, ancora un'altra chop, ancora un'altra chop. Prova un forearm, ma Emma contrattacca. Attenzione, riesce ad afferrare Charlotte. La porta verso le corde, ma Charlotte contrattacca con una serie di gomitate. Poi dopo prende la rincorsa. Ma Emma contrattacca con una gomitata. Poi contrattacca Charlotte, gomitata sulla gamba. Ancora Charlotte, prende Emma, la manda all'angolo, rincorsa. Ma va a vuoto Charlotte. Emma adesso procede. Mamma mia, con questa manovra, ma Charlotte si rialza subito. Attenzione, bracca Emma, schienamento, 1, 2. No, mamma mia ragazzi. Ancora Charlotte che va a vuoto, chop di Emma, poi calcione di Charlotte, contrattacco di Emma. Mamma mia, che match equilibrato, ancora Emma su Charlotte. Prova un Northern Light suplex. Ancora Emma, attenzione, si avvicina a Charlotte, prova a colpirla, ma la Flair contrattacca, ma ricontrattacca ancora Emma. Attenzione, calcione, poi attenzione, cosa vuole fare? Presa di sottomissione particolarissima, ma Charlotte in qualche modo riesce a sgusciare via. Attenzione, prova ancora un roll up come prima. Uno, no, Emma si rialza subito. E attenzione, ancora Emma su Charlotte. No, Charlotte contrattacca, colpisce Emma. Poi c'è una chop, un calcio sulla gamba. Adesso un Irish whip, gomitata super di Charlotte.
Emma cerca di rialzarsi, ma Charlos infierisce con una serie di stomp. Ancora la Flair, prende Emma che però contrattacca, la colpisce allo stomaco. Emma adesso si rifugia fuori dal ring, prende tempo. E allora Charlotte decide di inseguirla. E la schianta sull'head di bordo ring. Ancora la Flair, forearm su Emma, poi una gomitata e la manda al tappeto. Ancora Charlotte, attenzione, che adesso vuole salire sulla terza corda. Attenzione, vuole commettere una follia. Attenzione, Emma intanto si sta rialzando. Charlotte è pronta a volare. Mamma mia, che volo da parte sua. Charlotte intanto torna sul ring. E guardatela, imita i passi del padre, del Nature Boy, Ric Flair. Nel mentre che l'arbitro sta contando Emma, che fa fatica a rialzarsi. Attenzione, torna adesso Emma sul ring. Attenzione, l'arbitro rimane ferito fortuitamente in uno scontro. Attenzione, Charlotte ne approfitta, colpisce Emma. Poi dopo, attenzione, DDT da parte della Flair, che ancora non si arrende. Rialza Emma. E attenzione, e qua siamo pronti forse ai titoli di coda. Bow down to the queen, ragazzi. Mamma mia, e qui la vedo durissima per Emma. Charlotte prova a vincere il match. 1, 2 e 3, ragazzi. E ci riesce. Charlotte Flair vince. Match parecchio combattuto. E Charlotte è stata astuta poi a giocarsi subito la sua manovra migliore, che le ha regalato una grande vittoria in vista del match di questa domenica ad Extreme Rules. Here is your winner, Charlotte Flair! Attenzione però, manco il tempo di esultare per Charlotte Flair, che arriva a Tessa Blanchard. Arriva Tessa Blanchard e colpisce Charlotte al volto. Attenzione, back suplex della campionessa femminile di Raw, che adesso rialza Charlotte. Attenzione, la colpisce la gamba. Ancora Tessa, rialza Charlotte. Prova a colpirla, ma Charlotte adesso la evita. Ma poi seconda battuta, Tessa l'attacca. Adesso le due si afferrano. Charlotte spinge via Tessa. Close line di Charlotte, che attenzione, vuole salire sulla terza corda. Attenzione, e là in cima Charlotte è pronta a tuffarsi. Elbow drop sulla schiena di Tessa Blanchard. Mamma mia, ragazzi, botte da orbi. Ancora Charlotte prova una chop su Tessa. Contro chop di Tessa, che adesso prende Charlotte, che però contrattacca. Attenzione, sgambetto su Tessa. Charlotte prende la rincorsa. Big boot, big boot. E mi sa che adesso avremo un bow down to the queen anche per Tessa Blanchard. Eh sì, ragazzi, olè, guaglio. Ecco qua, e Charlotte Flair la mette al tappeto. Mamma mia, ragazzi, Charlotte umilia Tessa Blanchard nell'ultimo episodio di Raw, prima del loro ultimo match, la loro grande rivincita di questa domenica ad Extreme Rules. Intanto un match grandioso secondo il gioco, 3 stelle e mezzo su 5. Noi adesso passiamo alle ultime dichiarazioni di The Freak, di Lars Sullivan, in vista della sua rivincita contro The Big Dog Roman Reigns di questa domenica ad Extreme Rules in un Last Man Standing match. E noi ci vediamo subito dopo con il leader degli Anarchist, Seth Rollins, contro l'eroe olimpico, l'ex membro dello Shield, Kurt Angle. Wonder what this is about. He looks very focused and ready to make a point. Here we go. Let's find out. Always the aggressor and not afraid to show it, guys. Not feeling the love for that superstar. Kicking it off with style. Well, okay.
Always the aggressor and not afraid to show it, guys. Not exactly likable. Well, okay. This superstar loves getting aggressive. Poking the bear. And that does it. If that doesn't get you fired up, I don't know what will. That makes me want to climb in the ring with him. Now that the WWE Universe is pumped, we move into more WWE action coming up next. Here comes the Olympic gold medalist. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from Pittsburgh, Pennsylvania. Weighing in at 237 pounds, Kurt Angle! The sight of the gold medalist, the Hall of Famer, Kurt Angle, making his way to the ring, never gets old. Even I'm not immune to feeling a sense of honor getting ready to see Kurt in action. Wow, Corey, you know, that's really big of you to admit. Kurt Angle really does have a powerful presence. I mean, it works both ways. It's also an honor for him to have his match called by me. Okay, there it is. And his opponent, representing the Anarchist, from Davenport, Iowa, weighing in at 217 pounds, Seth! There is an absolutely big fight feel in the arena tonight for this one. Yeah, and judging from the vibe here currently, it seems to me like this is the one this sold-out crowd came to see. I'd say that he's among the most prideful superstars on the roster today. Well, when you accomplish what he's been able to accomplish, Michael, you have every right to be proud of yourself. E dunque si parte, l'architetto Seth Rollins, l'ex architetto, scusate ogni volta, a me dimentico sempre, il leader degli Anarchist, Seth Rollins contro l'eroe olimpico, Kurt Angle, attenzione, che inizia subito le manovre di indebolimento alle gambe, però Seth non si fa impensierire, sgambetto sull'ex componente dello Shield e poi dopo, che backbreaker di Seth, mamma mia, che prova subito il pin, ma Angle si rialza al conto di zero, quindi Seth infierisce. Calcio sulla schiena, sempre lì, sulla schiena vuole infierire. Adesso un calcio in rotazione sullo stomaco, poi rincorsa. Ma Angle evita Seth, lo colpisce con una gomitata al volto, poi lo manda all'angolo. Ancora Angle, attenzione, sale sulla seconda corda, braca Seth, tornado DDT. Ancora Angle, rialza Seth, lo prende per il braccio, ma il leader degli Anarchists contrattacca con una gomitata al volto. Poi rincorsa, attenzione, DDT di Seth, che adesso vuole lanciarsi su Angle, che però si rifugia sulle prone ring. Allora Seth lo colpisce adesso, lo butta fuori dal quadrato. Poi dall'apron, Seth è pronto a tuffarsi, mamma mia, che splash.
Intanto eccoli Murphy e Gibson, che sono sempre lì pronti ad interferire. Angle adesso però riesce a reagire, afferra Seth per la gamba, Dragon Screw. Ancora Angle, rialza Seth, che però adesso se la svigna, attenzione, scappa via, torna sul ring. Angle lo insegue, Seth adesso, attenzione, però lo braca sorpresa con roll up. Ma c'è il rope break. E allora Angle si rialza, Seth continua a colpirlo sulla schiena, poi lo afferra, lo lancia sull'angolo, poi rincorsa, prova una ginocchiata, ma Angle lo evita. Close line dell'eroe olimpico, che adesso vuole rialzare Seth. Ancora Angle, prende Seth e siamo pronti per un exploder suplex lì nel corner, mamma mia. Ancora Angle, colpisce Seth alla schiena con un calcione. Ancora Angle, prova a colpire Seth che però contrattacca. E ancora Seth, ripetutamente su Angle che però lo butta sull'apron con un back body drop. Ancora Angle, no, Seth contrattacca, colpisce dall'apron Kurt Angle. Poi dopo, attenzione, backbreaker di Seth, che adesso vuole salire sulla terza corda. Vuole provare a chiudere il match, sì ragazzi, frog splash, no, no, mio Dio, Kurt Angle alza le ginocchia. Angle alza le ginocchia e adesso belly to belly suplex olimpionico sul leader degli Anarchists. Ancora Angle, rialza Seth e adesso siamo pronti per la trilogia olimpica dei German suplex. No, Seth contrattacca e scaglia il tappeto Angle, attenzione, e Seth non esita, curb stomp, vuole chiudere in fretta e furia e ci riesce, sì signori, 1, 2 e tre ragazzi. Seth Rollins beffa Kurt Angle, incredibile ragazzi. Kurt Angle purtroppo, diciamo che dopo aver perso il titolo hardcore non ne ha più azzeccato una, non è andata a buon fine l'assalto ai titoli di coppia con Cedric, oggi una sconfitta cocente contro Seth, mamma mia ragazzi, è brutto da dire, però purtroppo le cose per Angle non stanno andando tanto bene. È più sulla via del tramonto che altro. Angle ormai fatica davvero, mi spiace dirlo, a trovare dei risultati convincenti. E Seth può esultare. Vi ricordo che questa domenica Seth Rollins affronterà Matt Riddle per il titolo degli Stati Uniti ad Extreme Rules. Match ottimo secondo il gioco, 3 stelle su 5. E adesso ragazzi, gli Anarchists dovranno osservare con attenzione il seguente match, perché avremo gli Usos contro gli Street Profits e chi vince affronterà Zach Gibson e Buddy Murphy per le cinture di coppia settimana prossima nel Raw post Extreme Rules. Welcome to the Uso Penitentiary. The following contest is scheduled for 1-4. On the way to the ring, at a combined weight of 479 pounds, Jimmy Uso and Jey Uso, the Usos! The Usos make a very strong case for the greatest tag team of this generation. An accolade they richly deserve, Saxton. In fact, given all their titles and five-star classic matches, I'd venture to say the Usos are still one of the most underrated tag teams around. And their opponents, at a combined weight of 492 pounds, Montez Ford and Angelo Dawkins, the Street Profits.
Years of hard work have finally paid off for these guys. Ford and Dawkins reached the pinnacle of the NXT Tag Team Division, and they've even brought the smoke to Raw and SmackDown, too. That's right. They bring the smoke. Ah, said they bring the smoke. Woo-hoo! They bring the smoke. The Surgeon General warning says Byron Saxton is bad for your health. Dunque si può partire, ragazzi. Street Profits contro Usos. Chi vince settimana prossima affronterà gli Anarchist per le cinture di coppia. E intanto, attenzione, parte subito forte Jey Uso. Mamma mia. Scusate, Jimmy Uso volevo dire, su Montez Ford. Poi cambio per Jimmy. Attenzione però a Ford che contrattacca. Forearm. E poi dopo subito cambio per Angelo Dawkins, che attenzione per la rincorsa. Elbow drop su Jimmy. Poi rifila una serie di stomp. Poi dei colpi sulla schiena. E adesso contrattacco di Jimmy con un forearm. Ancora Jimmy. Stompizza Angelo. Ora lo rialza. Poi dopo, attenzione, close line di Jimmy Uso ancora, che adesso prova una presa su Angelo Dawkins, che però contrattacca, ma ricontrattacca Jimmy. Manda l'avversario all'angolo. Angelo contrattacca, calcione in faccia e poi running bulldog. Poi va all'angolo. Attenzione, va all'angolo Angelo Dawkins, si getta. Elbow drop. Mamma mia, prova anche lo schienamento Angelo Dawkins. Ma niente da fare, perché Jimmy Uso si rialza subito. Dawkins lo colpisce alla schiena con un calcione. Poi continua con questi attacchi. Ora prende la rincorsa, prova una close line, ma Jimmy Uso lo evita. Calcione dritto sulla schiena. Ancora Jimmy. Prende Angelo per la testa. Lo porta all'angolo, lo fa sbattere. Poi c'è cambio per Jey Uso. E ora manovra in combo, attenzione. Mamma mia, Samoan Drop assistita, incredibile. Attenzione a Jey Uso. Ora Dawkins però lo manda al tappeto. Scusate, Jimmy Uso. Ancora Dawkins continua a colpirlo, ma adesso, mamma mia, botte risposta incredibile. Ancora, che impatto di Jimmy su Angelo, con questo braccio teso in volo. Ancora Jimmy, prende Angelo, lo fa sbattere all'angolo e ancora cambio. Stavolta è il turno di Jey Uso e mi sa che è tempo di nuovo per una Samoan Drop assistita. Oh mio Dio, ragazzi, che impatto. Ancora Jey Uso all'attacco, swimming neckbreaker. Ancora Jey, no, contrattacca Angelo Dawkins con questi pugni. Manda Jey alle corde e poi back body drop. Ora Dawkins sale sulla seconda corda, è pronto a tuffarsi. Mamma mia, forearm. E c'è il tentativo di schienamento. Uno. No, Jey Uso si rialza. Dawkins si mette le mani in testa, però dovrebbe fare, dovrebbe dare il cambio al più presto a Ford, perché è stanchissimo. Intanto Dawkins ancora, gomitata al volto di Jey Uso, poi body slam di Dawkins, che adesso riesce a dare il cambio finalmente a Montez Ford. Jey dà il cambio a Jimmy nel mentre Ford si fionda su Jimmy, che però la meglio. Forearm in rincorsa. Attenzione però, si rialza subito Ford. Roll up funambolico. Uno.
No, solo conto di uno. Attenzione, control roll up. Uno. Esce fuori Ford, però Jimmy lo punisce con un calcio sulla schiena. Ora lo rialza, attenzione, prova questo vertical suplex, ma Ford lo colpisce alla testa e prova di nuovo un roll up. Ma niente da fare, Rob Break che interrompe tutto. Ancora Jimmy, attenzione, Swimming Neckbreaker su Ford, che adesso si rialza, attenzione. Jimmy lo afferra per un braccio, ma Ford riesce a contrattaccare. Una serie di pugni sullo stomaco. Attenzione, ancora Ford colpisce allo stomaco Jimmy. E adesso è il momento, sì, per una DDT veramente super. Mamma mia, ragazzi. Ancora Ford torna al suo angolo. Cambio per Angelo Dawkins, che fa ritorno sul ring. Rialza Jimmy. Reazione di Jimmy però, che colpisce Dawkins. Attenzione, lo mette al tappeto, si dà lo slancio. Che stomp. Ancora Jimmy. Rialza Dawkins, che però contrattacca. Manda Jimmy all'angolo con il sweep. E poi, mamma mia, che splash. E adesso Dawkins va da Jey Uso. Lo colpisce, lo butta fuori dal ring. Ora Dawkins. Rialza Jimmy. Lo colpisce. Attenzione, adesso lo prende, lo manda all'angolo. E qua, ragazzi, mi sa che siamo arrivati ai titoli di coda. Cambio per Montez Ford. E i due sono pronti a chiudere. Attenzione, oh mio Dio, che combo. La combo finale, no. Cos'è successo? Ma non ci credo. Jimmy Uso si è rialzato a tempo zero. Mamma mia, allora Ford continua a colpirlo malamente. È incredibile la resistenza di Jimmy Uso. Attenzione, Ford però voleva straffare, ma fallisce questo spinning kick. Adesso sollevamento a double underhook di Jimmy Uso, che mette al tappeto Montez Ford. Ora Jimmy lo rialza, attenzione, lo afferra per un braccio. Sgomitata di Ford, che adesso prende Jimmy, lo manda all'angolo. Jay si prende il cambio a sua volta. E allora Ford dal cambio ad Angelo Dawkins. Spear su Jey Uso. Ed è finita. Uno. No, Jey Uso si rialza. Allora Ford va da Jimmy. Lo splash lì all'angolo. Poi torna da Jimmy. Scusate, mi sto confondendo, non ci capisco più niente. Torna da Jey Uso. Attenzione, botta e risposta. Adesso Dawkins manda Jay sulle corde. Poi back body drop. Ancora Dawkins. Rialza Jimmy. Poi prende la rincorsa. No, niente da fare. Jay lo manda all'angolo. Attenzione però, gomitata. Un contrattacco da parte di Dawkins. E poi contrattacco. Close line di Jay. Che attenzione, adesso vuole sottomettere Dawkins. Attenzione, sottomissione su Dawkins. Attenzione, sta per cedere, ma arriva Montez Ford a salvargli la pelle. E adesso Jay attende al varco Dawkins. È pronto a chiudere Jay. Attenzione, super kick. Ed è finita. Attenzione, è finita, sì. Uno, due, no. Arriva Montez Ford a salvare Angelo Dawkins. Jay rialza Dawkins, che però contrattacca. Ginocchiata sullo stomaco. Poi è risciplì Dawkins su Jay, poi va da Jimmy, lo colpisce e lo butta fuori dal ring. Adesso Dawkins torna da Jay, attenzione, lo solleva, vertical suplex, mamma mia. Ancora Angelo Dawkins, prende Jay e lo manda all'angolo. Adesso c'è il cambio per Montez Ford. I due sono pronti a ripetere la loro manovra migliore, finale in combo. Niente da fare, ancora kick out. Ma non ci credo, ragazzi, ma che sta succedendo? Jey Uso continua sempre a rialzarsi. Mamma mia, allora Ford insiste. Monkey flip. Attenzione, non è finita qui. Sale sulla terza corda. È pronto a chiudere. Sì, elbow drop. No, va vuoto. Va vuoto. Attenzione, ancora però Ford su Jay, che però contrattacca con la chop. E poi, mamma mia, che manovra. Ancora Ford però che si rialza. Jay lo bracca. Attenzione, double underhook suplex. Intanto Ford sta facendo molta fatica. Attenzione,
Jey Uso adesso lo prende, lo manda sulle corde, Irish Whip, attenzione, poi dopo close line, ancora Jey Uso, rialza Montez Ford, attenzione però, Ford braca Jey, lo spinge via, e attenzione, lo colpisce, eh sì ragazzi, DDT, DDT pazzesca di Montez Ford, che attenzione, vuole chiudere definitivamente i conti, prende in corsa, forearm, prova la Jimmy, che però lo colpisce al volto, Jimmy colpisce al volto Ford, clamoroso ragazzi, Ford viene colpito al volto, Ford è stordito, Ford si riprende però, colpisce, Jimmy lo butta fuori dal ring e poi si getta, mamma mia il bow drop di Ford, che però va vuoto, Ford però non demorde, continua a collidere con Jimmy, lo attacca fuori dal ring, Jimmy contrattacca, e attenzione, è in arrivo, che cosa? Che cosa? Che impatto, mamma mia, gli ha spezzato il collo Jimmy Uso, e intanto arriva Jey che però finisce al tappeto, Ford fa ritorno sul ring, e adesso si vendica di Jimmy, si vendica di Jimmy, oh mio Dio, sunset flip fuori dal ring di Montez Ford, non ci credo, mamma mia ragazzi, Ford che ha solo il cambio ad Angelo Dawkins, nel mentre Jey fa ritorno sul ring, Dawkins lo attacca e attenzione ora lo bracca, roll up, no, roll break che interrompe tutto, ancora Dawkins, rialza Jey, prova a colpirlo ma Jey contrattacca, forearm, poi ne provano in rincorsa ma va vuoto, Dawkins lo manda all'angolo con Irish Whip e poi c'è una body slam da parte sua, poi va da Jimmy Uso, lo ributta fuori dal ring e adesso Angelo Dawkins è pronto a dare il cambio a Montez Ford, eh sì ragazzi, Montez Ford prende il cambio, prova uno stomp, Jey lo evita, lo manda al tappeto, attenzione, ancora Jey, rialza Ford, gli rifila una chop e lo manda al tappeto, attenzione, ancora Jey, prova di nuovo la sottomissione, mirata sia al braccio che alla gamba, attenzione, attenzione, ma Ford, Ford si impunta, scalcia via Jey Uso, attenzione, poi torna da Jimmy, lo ricolpisce, lo ributta fuori dal ring, poi va da Jey Uso, lo prende per il braccio, ma Jey contrattacca, lo colpisce al volto, ancora Jey, no, contrattacca Doki, Ford, che attenzione, è pronto a colpire ancora, sì, DDT ragazzi, DDT di Montez Ford, che adesso, attenzione, non si fida più della manovra in combo, sale direttamente sulla terza corda, vuole chiudere così, così, frog splash, 1, 2 e 3 ragazzi, ed è finita, gli Street Profits vincono e settimana prossima affronteranno gli Anarchists per i titoli di coppia di Raw, che match ragazzi, che match! E gli Street Profits possono esultare, sono loro i nuovi number one contenders per i titoli di coppia di Raw. Il mio è di sempre questo match secondo il gioco 5 stelle su 5. Adesso ragazzi siamo arrivati al nostro main event, il campione hardcore Finn Balor è pronto a rispondere alla sfida lanciata lì da The Fiend Bray Wyatt in merito alla stipulazione del loro match di questa domenica per il titolo universale ad Extreme Rules, e noi ci vediamo subito dopo per i saluti finali.
You want to talk about bona fide superstars, you want to talk world travel talent, then look no further than Finn Balor. Former NXT champion, first ever Universal champion, multi-time Intercontinental champion. Wherever he goes, greatness isn't too far behind. You're absolutely right, Michael. Finn Balor is the complete package, and he's got the accolades to prove it. An incredible atmosphere when Finn Balor enters the room. You gotta love the attitude. Well, okay. That's one way to start. There's a superstar who doesn't lack confidence. The fans are eating it up. You gotta love the attitude. Okay. I guess believing you can do something sometimes makes it so, huh? Definitely a fan favorite. And that does it. Wow, what a reaction from the WWE Universe. I'd raise the old heart rate. And if that's any indication, we're in for one epic night. E dunque ragazzi, dopo il sensazionale promo di fine puntata di Finn Balor, siamo arrivati al termine del video. Grazie mille a tutti per aver partecipato, vi do appuntamento al prossimo video della Universe Mode, sempre qui su questo canale, mercoledì dalle 6 del mattino con l'ultimo episodio di NXT, prima della disputa di Extreme Rules. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanella per stare sempre aggiornati sui miei nuovi imperdibili video. E vi lascio in descrizione il link per tutti i miei profili social ufficiali, Instagram, Twitter e anche Twitch. Grazie a tutti, ci vediamo mercoledì dalle 6 del mattino con NXT. Ciao!